Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video sempre dedicato all'uncinetto e al lavoro a maglia. Oggi sono qui con voi con questa lana molto molto bella per realizzare uno scaccia sogni. Molto carino, soprattutto in questo periodo che insomma possiamo fare delle decorazioni un po' diverse e più colorate. Ebbene, qui ho i miei 800 metri di lana. Sono 50% lana, il resto invece è poliestere e poliacrilico. E qui ho gli strumenti che vado ad utilizzare per il nostro scaccia sogni. Vado a prendere l'uncinetto che ho qui da 5 mm e insieme vado a prendere un fermino. Vedete, carini questi, li ho col cuore. Un fermino, eccolo qua. Bene, e adesso andiamo a prendere anche uno dei miei fili che mi serve per tenere la lana. Ok, una prolunga per l'uncinetto. Questo per adesso è un po' piccolino, ma sappiate che dopo magari ce ne servirà qualcuno più lungo. Ok, molto bene. Andiamo ad attaccare il nostro uncinetto. E bene, siamo pronti a cominciare praticamente. Utilizzeremo, come ho detto prima, questa lana e a breve, appunto, vi faccio vedere come si fa, perché tanto è super facile. Davvero, può riuscirci chiunque, senza assolutamente nessun problema. Molto bene, ho già fatto il giro intorno al mio uncinetto. Ho fatto 3 maglie. Vado ad aggiungere una e 2 maglie nuovamente. Vado ad infilarmi nella terza maglia a partire dall'inizio della catena. Faccio un giro di uncinetto e porto all'interno, mi rinfilo nella seconda e faccio la stessa cosa, e poi mi infilo nella prima e riporto sempre dentro la lana. Mi infilo, porto la lana ed eccoci qui. Abbiamo 3 giri sul nostro uncinetto. Vado a fare un giro, porto dentro la lana nel primo, rifaccio 3, 4, 5, 6, 6 volte e poi vado a far passare la lana dentro i primi 3. Ecco qua. Un'altra maglia semplice, eccoci. 1, 2, 3. Porto dentro e abbiamo fatto i nostri primi 2 cerchi. Una maglia semplice e poi ricominciamo, quindi un'altra maglia sopra. Ci andiamo ad infilare nella prima maglia, nella seconda e portiamo, nella terza portiamo dentro, nella quarta portiamo dentro il filo ed eccoci qui. Ci infiliamo in quella maglia vicina, nella seconda vicina, nella terza vicina dell'altro cerchio, nella quarta vicina sempre dell'altro cerchio e poi anche in quell'altra sempre vicina alla quarta ed eccoci qui. Iniziamo a portare il filo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie nuove, poi faccio un giro di uncinetto e passo attraverso le prime 5, poi faccio una maglia, 2, 3, 4, porto e passo all'interno delle altre. Giro, 2, 3, 4, altre 4 maglie e mi unisco a quella lì vicina, eccoci qua. Giro di uncinetto, maglia semplice, un'altra maglia, mi infilo alla base di quest'altra che abbiamo qua vicino. Eccole qui, queste sono le nostre 5 maglie, mi infilo alla base, tiro all'interno, faccio la stessa cosa per il resto delle maglie, quindi vado avanti. Eccoci qui, salto questo pezzettino che non ci riguarda e mi vado ad infilare subito nelle altre maglie, quindi una, due, tre e la numero 4,
questo pezzo non ci riguarda, mi infilo qui. 1, 2, 3, 4 e anche quella vicina ed eccoci, ci infiliamo, perfetto. Adesso portiamo all'interno il filo, andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie semplici, tiriamo al dentro 5 di quelli sull'uncinetto, facciamo altre 4 maglie e portiamo di nuovo all'interno, facciamo 1, 2, 3, 4, 4 maglie semplici e portiamo di nuovo all'interno, sempre 5 sono, 1, 2, 3, 4 e chiudiamo con l'angolino, facciamo una maglia semplice e si ricomincia, 2 maglie semplici, mi infilo, 1, 2, 3 e anche il quarto, molto bene, questo pezzo non ci riguarda, andiamo a quello vicino, 1, 2, 3, 4, anche qui andiamo alla catenella, 1, ops, 1, 2, 3, 4 e ci rimettiamo vicino di nuovo, quello non ci riguarda, pezzo della nuova catena, attenzione, vediamo se ce la faccio, ok, 1, 2, 3 e il numero 4, eccolo qua. Molto bene, faccio così, perfetto, inizio, tiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maglie nuove, infilo dentro 5, 1, 2, 3, 4, mi infilo dentro 5 maglie, maglia nuova, 2, 3, 4, mi rinfilo dentro 5 maglie, 1, 2, 3, e 4 e mi rinfilo nuovamente dentro le 5 maglie, faccio altre, attenzione, altre 4 maglie e mi vado ad unire con quel pezzettino che ho lassù e questo è l'inizio del nostro scaccia sogni, molto molto semplice il nostro triangolino, facile da realizzare, avete visto il processo è praticamente sempre uguale, qui sono andata avanti, ho creato un altro pezzo, mi sono estesa tantissimo verso i lati e ovviamente ho anche cambiato l'estensione di uncinetto, che è un po' più lunga e appunto va cambiata quando si crea lo scacciasogni. E bene, 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 adesso vi faccio vedere come si completa una riga così lunga, anche se francamente non c'è nulla di nuovo da dire. Vado a fare una, due maglie come prima e mi vado ad infilare dentro ogni maglia di quelle che trovo qui. 1, 2, 3 e 4 ed eccoci qua, andiamo avanti nelle altre 4 che troviamo sempre qui, ci stiamo muovendo proprio come prima, 1, 2, 3, 4, se le abbiamo costruite nel modo giusto, sempre 4 ne ritroverete, ne potete star certi tutti quanti, andiamo a infilarci dentro queste qui, 1, 2, 3 e il numero 4, 1, 2, 3, 4, questo pezzo lo saltiamo, saltiamo tutti i pezzi, questi grandi dei triangolini qua che dividono le catenelle e andiamo fino alla fine della nostra riga, maglia per maglia, lo so ci vuole molta pazienza ma si fa. Alla fine. Nel frattempo vi invito a lasciare un like, a lasciare un commento e anche iscrivervi al mio canale, dove ovviamente tratto sempre di uncinetto e vi invito anche a condividere il video magari con i vostri amici, ma soprattutto ad iscrivervi perché davvero ne faccio ovviamente tantissime di queste cose. Allora, vado sempre avanti. Vedete perché ho allungato l'uncinetto? Perché appunto le maglie ad un certo punto diventano tante, soprattutto se poi diventa grandissimo, quindi...
vado ad infilarmi anche nell'ultima parte. Ed eccoci arrivati, angolino, parto all'interno e iniziamo. 2, 3, 4, 5, 6 maglie, poi passo attraverso 5 anelli ed ecco come si costruisce il panno scacciapensieri. Grazie per aver